Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel 12° episodio su Dragons, l'alba dei nuovi cavalieri. Ragazzuoli, probabilmente siamo arrivati al boss finale. Tra poco lo scopriremo, ma prima di proseguire, pollicione all'insù per supportare questi video. Grazie mille. Passiamo questa porta e scopriamo cosa c'è ad attenderci. Ok, quello è l'ingresso principale e mi sta bene che sia lì. E il paladino li vado a riprendere. Porca miseria. Guardate quante trappole qui. Opela. Guardate Patch. Sono arrivato. Se mi apri magari evito di prendere le botte. Penso che ci siamo, ragazzi. Se c'è Astrid qui, vuol dire che possiamo ricomprare le pozioni per il boss finale. E così, Astrid, è il momento di fermare Eir una volta per tutte. Tempestosa e io siamo qui, pronti a dare una mano. Dacci solo l'ordine e saremo subito al tuo fianco. Grazie, ma questa è una cosa che dobbiamo portare a termine da soli, io e Patch. Sono sicuro della tua comprensione. Certo, assicurati di avere quante più medicine di campo possibili. Buona fortuna a entrambi. Ah, vediamo un po', ce le ho tutte. 3-3-3-3-3-3. A posto, a posto, ciao ciao. Vediamo qui cosa succede, raga. Ok. Va bene. Eir, è durata abbastanza. Quello è un Tritafogna cremisi, una delle razze di draghi più a rischio di estinzione. Ti sorprenderebbe cosa saresti in grado di fare nel nome della scienza e della vendetta, specialmente quando non hai più nulla da perdere. So che cosa ha fatto il drago Bloodvist alla tua famiglia. Mi dispiace per le tue perdite, Eir, per tutte, ma questo non lo riporterà indietro, non sarà di aiuto. Tutto quello che ho fatto collaborando con questi cacciatori e quel traditore di G ne è valsa la pena. Ho creato un vero miracolo della scienza, un drago diverso da qualsiasi altro. Insieme stavamo per liberare il mondo da tutti i miei nemici, garantire che nessun'altra bambina possa mai assistere alla morte del padre. Non ha senso quest'ultima frase, ma complimenti a chi l'ha tradotta. Non vedi, Eir? Non sei migliore dei signori della guerra che odi così tanto. Prendi tutto quello che vuoi, tratti i draghi come strumenti e punisci tutti quelli che capitano sulla tua strada. Non sono affatto come loro. Qui non ci vuole il punto interrogativo ma esclamativo. Riuscirò dove loro hanno fallito e poi libererò questo mondo da quelli come loro. Tu e il tuo Patch, che invecchia precocemente, non sarete all'altezza del mio potente Tritafogna. Come si affronta questo boss? Qualcuno me lo spieghi? Ok, Patch, possiamo farcela. Quel Tritafogna ha gli stessi globi degli altri draghi che abbiamo salvato. Ce n'è uno sulla sua testa e due sulle sue gambe. Ora dobbiamo solo trovare un modo per raggiungerli. Non posso raggiungerle, le gambe. L'unica cosa che sembra che io possa raggiungere sono quelle cose lì. Lo sto liberando. Non so fino a che punto possa essere un'idea giusta, buona, ma è l'unica che vedo possibile al momento. Cioè questo mi toglie due cuori ogni volta che mi becca. Allora vai. Gli abbiamo tolto le catene. Adesso, mio caro Tritafogna, in che modo io devo affrontarti? Ok, sembra che io da qui stia colpendo il coso. Oh, ce l'ho fatta!
Un'altra è andata, ottimo. Oh, oh, porca miseriaccia. Ce l'ho fatta? Dai, torna giù. Dai. E fermati, per favore. Olè. Liberato. Mi state dicendo che è bastato così poco? Intanto mi curo. Dove stai andando? Ok. È stato facile. Tutto sommato. Non può essere finita così. Ragazzi, l'ultimo forziere. Ragazzi, l'ultimo forziere. Non è l'ultimo forziere? Perché là ce ne sono altri? No, ragazzi, non è l'ultimo forziere. Affronta Eir. E adesso devo affrontare Eir, ragazzi. Quella mostra sta inviperita proprio, eh. Ma adesso noi andremo a mettere tutti quanti i pe... Oh, ma che sono tutte ste cose? Ragazzi, perché mi sta dando tutta sta roba? Vai. Ho esitato. Ammetto di aver esitato. Almeno un po'. È finita, Eir. Abbiamo liberato il tuo Tritafogna, proprio come abbiamo liberato il Tagliatempeste e l'Hot Barpol. Possiamo aiutarti, Eir. Non vedi che i draghi sono alleati, non armi da trasformare in altro. Io non posso. Ho perso tutto e tutti. Se non ce la farò, sarà stato tutto invano. Eir, ascoltami, puoi cambiare, puoi aiutare le persone, ma non così. Aiutami ora, aiutami a trovare un modo per salvare Patch, aiutami a fermare il suo invecchiamento rapido. E se ci riuscissi, se ci fosse un modo per fermare il suo invecchiamento, adesso lo faresti. I miei globi stabilizzerebbero il suo invecchiamento, Patch non invecchierebbe da un altro giorno, no, di un altro giorno. No, questo renderebbe Patch tuo schiavo. Fallo impazzire come gli altri draghi su cui hai sperimentato. Che tipo di vita è questa? La scelta è semplice. Vuoi vedere il tuo drago continuare a vivere, ma con me? O preferisci tenerti Patch e vederlo morire? Voglio che Patch viva, ma quello che tu stai offrendo non è una vita. Tuttavia, la scelta non spetta a te. Non sono il padrone di Patch, sono suo amico. La scelta è sua. Patch, che cosa vuoi fare? Sei davvero straordinario, Patch. È stato un onore essere tuo amico. Rifiuta la tua offerta, Eir. Che dolce. Così sia. Se non verrai di tua volontà, allora ti prenderò con la forza. Fermi subito. Tanto per cominciare. Mi potenzio tutto. Scendi? Vieni qua. E qua? No, ragazzi, mi ha paralizzato. Malefica. Oh. Guardate che velocità che ho. Madonna, sono... Dai, vieni. Eccolo qua, eccoti qua, eccoti qua, eccoti qua. Si è salvata. Incredibile. Alzati. Oh, mi sono finiti gli effetti. Recuperiamo un po' di vita. Forse abbiamo vinto, raga, forse. Sì. Sì! Oh, si è alzata? Quindi c'è un'altra fase?
Oh, ragazzi, il Dark Soul. Il Dark Soul dei bambini, eccolo. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Eccomi qua. No, mannaggia. Patch! Boom! Pam! Mannaggia te! Ah, recuperato la vita. Mamma mia, regà! Che storia questa! Dai, Air, vieni qui! Andiamo! Che martellata che te sei presa! Quante fasi ci saranno con Air? Non lo so. E ora che cosa fa? Mandi altre palline! Le palline di ghiaccio, manda lei! Togliti da lì! Ok, eccola, è tornata. Ma guarda come va da Patch! A Malefica! È finita? No, si rialza. Questo posto crollerà da un momento all'altro, Air. Vieni con noi. Non è troppo tardi. Presto ti raggiungerò al Valhalla, padre. Air, no! Forza, Patch! Dobbiamo uscire da qui prima che crolli tutto. Andiamo! Wow, regà. Ritorna ad Ivenholm. Ok. Immagino che siamo sulle nuvole. Ah no, Ivenholm è qui. La sentite la canzoncina? Ragazzi, guardate come vola male. No, raga, non ci voglio credere. Non ce la fa, ragazzi. Fiu. Siamo riusciti a uscire vivi, Patch. Invierò un messaggio a Hiccup per informarlo che stiamo tornando. Hiccup, ti sto inviando questa posta aerea prima del nostro ritorno ad Ivenholm per farti sapere che io e Patch siamo ancora vivi e che abbiamo fallito. Non siamo riusciti a salvare Air e tutte le risposte che lei aveva sul nostro passato sono andate sepolte con lei. Voglio pure metterti in guardia. Air aveva un partner, qualcuno che sostanzialmente l'ha pugnalata alle spalle. Sembra pericoloso, Hiccup. Mi piacerebbe poterti dire il suo nome, ma ho ancora disturbi della memoria. Tutto ciò che riesco a darti è soltanto la prima lettera. G, il tuo amico Scribler. Addio, Air. Non credo che ci fosse altro che avremmo potuto fare, Patch. Ma pensavo davvero che potessimo trasformarla. Non era affatto cattiva. Dopotutto, ha creato te. Patch? Stai bene? È solo un po' lontano fino a Ivenholm. Sento che ti stai stancando, amico mio. Aspetta lì, per favore. Non ce la fa, ragazzi. Guardate in alto. C'è un drago sul sole. È il drago della mamma di Hiccup. Ragazzi, a me mi sta venendo già la pelle d'oca, vi giuro, Io potrei piangere se muore. Ma non può morire. Perché non può morire. Non ci credo mai. Eccoci qua. Bravo, Patch. Scribler, Patch, abbiamo ricevuto la tua posta aerea. Sapevo che sareste tornati, anche sdentato. Non siamo riusciti a salvarla, Hiccup. Abbiamo provato a mostrarle un'altra strada. Alla fine era troppo lontana, troppo ossessionata dalla vendetta. Sembra che abbiamo fallito. Hai salvato innumerevoli draghi dal suo controllo e sia tu che Patch siete tornati vivi e insieme. La chiamerei una vittoria. Ora tu e Patch potete prendervi il ben meritato tempo per rilassarvi insieme da queste avventure. No.
Scribler, mi dispiace tanto. Sdentato gli altri draghi lo percepiscono già. Patch non ha molto tempo a disposizione. Aspetta, cos'è quella? Un'altra posta aerea? È la formula per fermare l'invecchiamento? Io non capisco. Sembra la ricerca di Eir. Come o quando potrebbe averla inviata? È sopravvissuta. Cos'è quest'isola a forma di bestia selvaggia? Quella è Vanaheim. È il luogo di riposo finale di tutti i draghi. È dove dovremmo portare Patch. Patch, mi senti? Ti prego di non andartene. Non voglio tornare a una vita senza di te, Patch. Patch? Voglio solo ringraziarti, amico mio. Grazie di tutto. Non può finire così. Mi rifiuto. Non c'era nulla che avresti potuto fare, Scribler. Aspetta, guarda! Che sta succedendo? Che sta succedendo? Eh? L'ultima volta che ho controllato, i draghi maschi non deponevano uova. Da dove è venuto? Dov'è Patch? Aspetta. E se questo uovo è Patch? E se non è un nuovo uovo di Chimer Drago? E se quella lì gigante che mi ha portato ad Ivenholm era Patch? Certo! Patch deve essersi sacrificato per salvarti dal fuoco e, mentre eri privo di sensi, deve essere tornato nell'uovo. Si muove! L'uovo si muove! Ricordo l'ultima volta che l'ha fatto. Si sta per schiudere. Potresti indietreggiare? È Patch! Patch? Sei vivo! Sei di nuovo un cucciolo! È straordinario! È lo stesso drago di prima. Sono sicuro che era di colore diverso. Gambe di pesce una volta mi ha parlato di una specie che può cambiare colore. Forse è quello che è successo a Patch. Sai una cosa? Non importa. Sono felice di riavere il mio migliore amico. O almeno la possibilità di diventare di nuovo migliori amici. Beh, abbiamo sempre avuto spazio su Berk per un altro drago e il suo cavaliere. In realtà... Grazie per l'offerta, Hiccup, ma penso che io e Patch abbiamo altro da fare. Il mio passato non è ancora chiaro e Seir è là fuori, potrebbe aver scoperto una cura per l'invecchiamento di Patch. Insieme, Patch e io e chiunque voglia seguirci, possiamo usare questa nuova vita per aiutare gli altri, esseri umani e draghi, mentre cerchiamo le nostre risposte. Beh, sembra che voi due abbiate ancora un'avventura da vivere. Ricordate, potete sempre rivolgervi a noi per aiuto. Sempre. Grazie, ma non è un addio. È, come hai detto tu, un nuovo inizio, una nuova avventura che vivremo giorno per giorno insieme. Meraviglioso. 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 Ho la pelle d'oca da prima, ragazzi. È una cosa pazzesca. Per qualcuno questo potrebbe essere un gioco per bambini, infantile. Per altri che capiscono le storie, seguono le storie, vivono i videogiochi, questo gioco è qualcosa di non enorme, ma quanto necessario per provare delle emozioni. Grazie mille Bandai Namco per avermi inviato il gioco. Grazie a tutti ragazzi per aver seguito questa serie. E nello stesso momento staremo facendo la serie su Jump Force. Spero che la stiate seguendo. Ragazzi, che dire? Grazie a tutti. Grazie Patch. Grazie Scribler. Mi avete fatto vivere un'avventura veramente stra-mitica. Noi ci vediamo con i prossimi video.
sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!